Ciao a tutti amici, sono Klaus e benvenuti ragazzi quest'oggi in questo nuovissimo video. Benvenuti in questo nuovo video in cucina, direttamente dai pressi di Amsterdam. Questa sera sarò ospite a casa di Afrojack e per ringraziarlo dell'ospitalità ho deciso di fargli la cosa che so fare meglio, ovvero la carbonara. Ma aspetterò mille commenti a dire minchia se la carbonara è la cosa che so fare meglio e sono messi bene. La cosa più difficile sarà che dobbiamo fare la spesa qua, in Olanda. Quindi roba tipo guanciale, pecorino, non so se ce l'hanno. Però vabbè, qualcosa si inventavo. Ma la trovo il guanciale qua. But do you know where I can find il guanciale? I don't know what it is. It's an ingredient for a pasta. Voglio spiegare anche perché sto congelando, ragazzi. Quando andano in ogni supermercato fanno tipo meno 5 gradi. Sì. And do I can find the guanciale? Guanciale? Guanciale, yeah. What does it mean? It's like bacon, but it's more bono. No, I don't like that. Vabbè, in estremi casi, estremi rimedi, andiamo una pancetta. Quale sarà la più buona? Boo. Which is the best one for la carbonara? I don't. Ah, no, ok. Yeah. Morfetto? Yeah. Yeah, this one is morfetto. Yeah. Okay, I'll take this one. Okay. Thank you. Che c'ha per pecorino? Oh? Pecorino romano. It's like parmesan, but it's called the Roma, it's more bono. È un po' più saporito. Pecorino romano. Ragazzi, pecorino romano. Perfetto. No, per la pasta non c'è tantissima scelta, però andiamo di mezzo di cadore. Ale. No. E infine ci mancano solamente le uova. Which is the best one? This one. This one, okay. This one. Yeah. Uova biologiche e si va. Spesa fatta. Spesa totale 12 euro, abbastanza onesto considerando che siamo in Olanda. Buona! Ecco ragazzi la nostra cucina di oggi. Can I ask you a big padella for the water? No, okay. Yes, okay. You don't have to make it. I'll cook. It's cooked water? Yeah. Wow, ma che figata! Prendete, esce l'acqua già cotta ragazzi. Che svolta! Andiamo per step. Primo step le uova. Mezzo chilo di pasta direi, 6 uova. Ah, le mettiamo tutte e 6 naturalmente, così fa una cosa bella abbondante. Che chef ragazzi, Cracco se ne sogna queste cose. Do you know like Carlo Cracco? Carlo Cracco, is he a chef or? Yeah, he's a chef, yeah. But he's my competitor. He can cook as good as he? Nah. I'm better. Oh, yeah. Una volta messe le uova cominciamo a girare. E mano a mano aggiungiamo anche il formaggio. In questo caso io metto sia il pecorino che il parmigiano per renderlo un po' più delicato. In tutto questo io spero che a Nick gli piaccia la carbonara, perché se non gli piace è un problema. Però dai, sono fiducioso. Yeah, do you have pepper? Yes, black. Yes, it's called carbonara because in Italian carbonara is like carbon. So because pepper is black and carbon is black. Yeah, thank you. Ma che cazzo ho detto, raga? Devo imparare l'inglese assolutamente. Sapete però che svolta se facessi il video in inglese di cucina? Ma in realtà quello che dovrei fare è anche assaggiare quello che sto mettendo dentro. Questo qua è veramente pecorino romano. Dai, è abbastanza buono il pecorino. Non è romano però. Nel frattempo un'altra cosa che dovrei fare è mettere a cuocere già la pancetta. La mettiamo così, senza olio e nient'altro. Tanto deve cuocersi nel suo grasso. Spero che sia quello giusto questo. Ma sono strani i fornelli qua in Olanda, ragazzi. Oh, ok, funziona. Da questa parte l'acqua buona, quindi mettiamo la pasta. È abbastanza difficile vloggare e cucinare nel frattempo da solo. Però siamo i numeri 1 e ce la faremo lo stesso. Ok. Quanti minuti? 12, perfetto. Come quantità ragazzi, dato che tanti me le chiedono, e abbiamo usato porca miseria. It's ok. Yes, it's like 5 minutes and we're ready. Come quantità abbiamo messo 40 grammi di parmigiano reggiano e un tocco così di pecorino. Questo qua purtroppo non l'ho contato, anche tipo un pezzo grosso così, grattugiato. L'idea comunque è che la consistenza deve essere abbastanza densa, tipo questa qua. E circa 200 grammi di pancetta, però non lo so, c'è un odore strano ragazzi. C'è un odore strano perché ragazzi è prosciutto questo. Non è pancetta, non è bacon, non è guanciale. È tipo un mix tra prosciutto cotto e pancetta. Cazzo, vabbè, chi se ne frega. Ok, la pasta dovrebbe essere fatta. In realtà è un po' sciapa, però confido nel pecorino che abbia un po' magari equilibrato il tutto quanto, perché il pecorino è molto salato. A scuola pasta? Come si dice scuola pasta in inglese? Yeah, to... No, it's like to remove the water. Oh, ok. Eccoci qua. Pasta scolata. E adesso a fuoco spento. It's not been me. E adesso a fuoco spento uniamo la pasta con l'uovo e la pancetta. Aggiungiamo anche l'uovo. Yeah, quanto è bello. Cominciamo a girare e sbrighiamoci pure. Ora sembra veramente buono. Non mangio la stessa cosa, ma credo che serve gli impiattamenti. Yeah. Cazzo, but it doesn't work yet. Mettiamo un po' di flakes di parmigiano e un po' di pancetta che abbiamo cotto un po' di più. Ok.
Voilà. Anzi, in realtà dovrei assaggiare prima di portargliela. Però vabbè, andiamo lo stesso, dai. You serve it too? Of course. You crazy man. Let me turn on the light so we can... Yes. Boom. Okay. So, that's yours. Ooh. Thank you very much. I got it. Thank you. Bacon. Basically, it's pasta with eggs, pecorino, parmigiano, and bacon. Tutti frutti, no. We're going to have a very random dinner right now. My friend just joined me. This is Kel. Hi. I'm Nick. This is Klaus. We all are here for a very random reason. She just came in today because, like, she felt like talking. And you came in yesterday because... Yeah. Why not? You gonna go to Holocaust? Yes. For sure? Yeah. Yeah. Ma sì, ragazzi, viva la vita. Andiamo anche ad Amsterdam. Very random, huh? Yes. Well, so I'm gonna try this. This is my first ever... Carbonara. Carbonara. So it's so difficult to judge it. Mm. Aya. We had a conversation earlier today about food and what foods you can mix and can't mix. But you can mix these foods. Oh, so it's okay? It's a success. Ragazzi, ragazzi. Voglio assaggiarla anch'io. Wow. Veramente buona, ragazzi. The eggs are really, really nice. Really good. So you don't have to go to Italy to get Italian food. You just need an Italian chef. You're impressed. Yesterday is in the plane with the flight attendant. It's like... Questo sentite là. I'm also Italian cook. So yeah, it's the best cook in Italy. È il successo, sì. In Holland we eat bread with peanut butter. It's like the only thing, every time I travel, I go to Holland, first thing is like peanut butter and sandwich. Always. I never tried peanut butter. No? Never. Oh my god. Oh my, what? Do you have peanut never butter? Tried. Oh, I have your dessert. Perfetto. Yeah. Stefano, la dieta chi se ne frega. We don't use peanut butter in Italy. We use like Nutella. No, I love Nutella. Quindi too. E vissero tutti felici e cacanti. Quanto io volevo fare anche la votazione finale tipo la borghese, quindi location, okay. Piatto, però non sapevo come tradurlo in inglese perché impiattamento e altre cose come li dici in inglese. Però il voto era un 8.5/9. Capito, quindi... ma uno chef non può darsi un'autovotazione. Beh, sono obiettivo. No, no, adesso ma tu... adesso chiama Afrojack al telefono subito. No, no, no. Mandagli un messaggio, dai, su. Ma sono le 3 di notte, no, 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 no. Ma quello è sempre sveglio. Ma cosa sveglio? Gli è piaciuto un sacco. Nick, if you... Mm-hmm. Vuoi imboccarlo? Watch this video, comment us with the vote of the my carbonara. You can't deludere the best cook in Italy. Other people, if you want an Italian chef for the best Italian kitchen, write me in DMs. Se volete essere uccisi da il cibo di tutto. Non vi rovinare la clientela, che cazzo. Ah, io ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È stata una cosa molto molto particolare questa qua di cucinare un piatto per un DJ così importante, per un DJ che ho sempre seguito e che ho sempre ammirato. Spero di portarvene altri magari in questi mesi e nel corso di questi anni e niente. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e anzi vi ricordo che il prossimo video sarà lo Yes Man. Non vi dirò che è stata la vittima, però vi dico solo che è incredibile. Quindi non perdete però. Se non sarà il prossimo sarà quello dopo, perché purtroppo è molto difficile da evitare, però arriverà. E niente, da questa fantastica location qua, in quartiere disperso di Tokyo, vi saluto e vi mando un grosso abbraccio. Bella!